Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesà. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte formai e sarà nostra. Sì, bravi, questo è il programma giusto, la rubrica giusta di Tele Tutto, che è Brescia in... Tavola! Ah, in tavola, sta buona Federica. Ma Federica, ma ti riconoscono per la strada, ti chiedono consigli. Mi riconoscevano anche prima. Sì, i creditori, quelli sì, da sempre. Ma qualcuno gli chiede consigli culinari, aggiunge... Sì, di... mi telefonano, anche con mio scrill, la ristorante di Corteondo. E tu che fai? Telefonate al ristorante Nuovi Inizi, in via Conico, che vi diranno tutto. E quando andate là. Esatto. Non chiede da me, che sono una attrice peraltro di quella anche più scarsina. Vabbè, Fede, c'è... non senti quello che... Dai, dai. C'è il nido di branzino con le patate oggi. Oggi sì, oggi è un pochino ancora più... pesce. Un pochino più complesso, ma non è difficile, leggermente più complesso. Cioè, più complesso, ma è difficile. Vabbè, questo lo scopriremo. Un po' più complesso delle solite. Allora, gli ingredienti... Buona con ste cose! Avevo, ovviamente, del... branzino, per forza, branzino, delle patate lesse, dell'olio extravergine di oliva, della polvere di dadi e dell'origano. È semplici però, eh? Sì, sì, semplicissimi. So, branzino fresco, andate in pescheria, l'ho trovato ovunque. Eh sì. Allora, dovremo sviscerare il nostro branzino e pulirlo accuratamente dalle lische e dalla pelle. E lo sfiletteremo. Oh, con l'aiuto di un coppa qui, pasta, se per te da sicuro è difficile. Con l'aiuto di un coppa pasta, che sono quegli appari di alluminio. Non fa gesti, no, in televisione. Niente, scusate. Sei al bar con gli amici. Che è il coppa pasta? Il coppa pasta, t'accoppo io. Il coppa pasta è un aggeggio che si usa in cucina. Vabbè, ecco, questo. Coppa pasta, insomma loro lo sanno. Uffa. Una cosa rotonda di circa 10 centimetri di diametro. Sì. Metteremo in verticale i nostri filetti di branzino e all'interno metteremo le patate che avremo lesse che avremo precedentemente tagliato a cubetti. Condiremo a piacere con olio extravergine di oliva, polvere di dado e origano. Ma volendo uno può aggiungere anche olive, tonno, carciofini, peperoni, no? Sì, slambrò! Quello che vuoi mettere d'eter! Chi? Slambrò! Ma non si dice che... No, il sabbio cosa l'è il slambrò? Allora, se me la dice una parola brutta, altrimenti non me la diresti. E io vado in soccorso di chi so io. Ma che bontà! Che gioia, che bello allontanarsi da te, Federica, avvicinarsi a Castelvedere, qui in via Camaione numero 1 a Castegnato, in grosso e dettaglio di tutto. Per voi, amiche, amici che ci state seguendo, venite a Fangiro, che ci sono un sacco di dolci, panettoni, dolci per le feste, confezioni regalo. E c'è pure questa bella signora che si chiama... Anna. Non me l'aspettavo, Anna. Anna. Slambrot. Che significa? Tu lo capisci il dialetto un po', Anna? Sì. Chi è lo slambrot? Pasticcioni. Siete un slambrot. Te siete un slambrot. Lo dici, lo senti? E come? A chi lo dico pure. Chi lo dice, Anna? In produzione tante volte. No, non si può, almeno a casa, in famiglia, con gli amici, ma non sul lavoro, eh. Ebbene, però quando ci vuole, ci vuole, eh. Quando bisogna dirlo, eh. E ne conosci di slambrot? Sì, 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 sì. Non facciamo nomi però. No. Vabbè, oh Fede, slambrot l'abbiamo decodificato. Hai capito? Da Castelvedere comanda Anna, che si permette di dar degli slambrot anche ai colleghi. Ah, così. Vengono se tanti fede slambrot, giù. Uno l'hai sposato, no. No? No. Sei tu. Non so io. È santo mio marito. Dai, domani, veloci. Perché non lo porti qui una volta? Dai che lo una volta, una volta ve lo porto, ve lo faccio conoscere. Un bello. Ciao, ma... simpatico. Perché? È ubriaco quella sera? No, no, vabbè. Dai, scusa. Cos'era il nostro branzino? Decoreremo il nostro branzino con dei pomodorini e metteremo tutto in una teglia ricoperta con carta forno. Sì. E faremo cuocere a 180 gradi per 15 minuti circa. Il nostro nido di branzino è... Brondo! È brondo, il branzino è pronto! Brondo! Beh, allora, a posto, grazie. A Federica. Posto, fine, stop! Prossima puntata al marito da conoscere? Prossima. Vabbè, fa il timido. Va bene, dai, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi salutiamo alla prossima! Ciao! Ciao.